Ragazzi, benvenuti in questo speciale video nel canale di Del Metal e nel successivo canale del mio Club del Pensamento. Questa è un'intervista speciale. Gli argomenti generici che vanno dall'hardcore gaming a tutto quello che ci passa per la testa. In totale blind run, ragazzi, noi faremo dei gameplay in sottofondo. In questo caso, Dio del Metal giocherà del mio Club del Pensamento, farà intervista a Domande. me nel Sì. mio canale. Poi faremo un altro video dove io intervisto lui. E farà un gameplay avanzato su altri Esatto. giochi, capito? Esatto. Quindi io intanto metto. Abbiamo messo difficoltà facile perché voglio fare l'endurance, quindi la resistenza di Valor the Monster. Che se si fa a difficoltà estrema, fai 10 uccisioni e poi muori brutalmente. Così. Quindi Allora, possiamo. lui, allora è tutto naturale, ragazzi. Non ci siamo scritto niente, non ci siamo scritti Niente. niente, nessuna domanda. È quel che viene, viene. Quel Appunto. che viene, viene. È la nostra bellissima. Allora. Scegli e poi. Allora, io scelgo Capitol. Ma d'ora in poi il gioco passa in secondo piano. Sì, Ok. esatto. Sto recando tutto, sì, bene. Forse mi devo cambiare la Allora. Ah, configurazione dei tasti. Forse. Controllo spera. subito. Controlla. È il tuo salvataggio, no? Oddio. Oddio. Cominciamo Problemi bene. tecnici. Non è, sta ripartendo. Ecco. Ma non c'è l'audio. Adesso arriva. Ah sì, Eccolo. va bene. Ok. Allora, innanzitutto ripartirei dalla cosa fondamentale. Cioè, Non ci sono i sound effect! Non ci sono i Adesso sound effect! quando cambia arena ritornano. Vabbè, chi se ne frega. Sì. Allora, da dove è nata l'idea e il concetto del dio del metal? Allora, Questa è una domanda fondamentale. questa è una domanda molto decisiva, perché tutti lo chiedono e tutti ovviamente vogliono sapere. Allora, è nato tutto da una trashata allucinante. A casa di Upanic nel 2007, mi sembra, il 24 aprile del 2007. Sentite voi da quant'è che esiste il dio del metal. Ma che è? Ma che è? Si sta buggando. Penso io. No, no, Si sta sono buggando. stare perché. Allora, da quel giorno lì, Upanic venne fuori che disse. Prese la maschera di Scream del film horror e disse: "Guarda, c'è il re del rock". Però poi ho detto: "No, ma potrebbe essere il dio del metal". Allora poi si è messa a fare il primo episodio, che è una trashata allucinante, che è il film che c'è anche sul mio canale, che l'ho rimasterizzato, tra virgolette. Crazy fin crazy version. Sì, fatto con la telecamera di un cellulare di un Nokia 5200, che schifo del 2006, cioè delle cose allucinanti. E quel film lì fa morire da ridere. Quindi praticamente il dio del metal sarebbe questa entità che sono io, che ovviamente ha tutti i poteri in mani. All'inizio doveva essere una trashata, poi ho deciso di puntare sul videogames perché alla fine volevo fare quello io, quindi insomma. Certo. Il dio del metal è nato come scusa, poi alla fine è diventata una cosa segreta, è diventata una cosa ufficiale, poi sono scaturiti i poteri oscuri e tutto il resto. Eh sì. E Quindi. anche il tuo logo, altri Ah, il segreti? logo. Allora, all'inizio, vabbè, siamo Intervengo passati. un attimo, volevo vedere una Cosa? cosa. No, 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 ma. Ah, Il disco non stava girando. non stava No. girando. Ma che cazzo? Intanto abbiamo già fatto 3 uccisioni. Che fa sto coglione? Oh, adesso lo legge ma non gira. Vediamo quando cambi livello. Che cazzo ne so. Problemi tecnici. No, continua pure. Allora, il logo è arrivata tardi l'idea del logo, perché praticamente solo ultimamente l'ho preso come cosa molto seria. All'inizio Dio del Metal non era niente, è stato parecchi anni come trashate. Poi io praticamente si può anche dire come è nato l'idea di fare gameplay, tutta questa roba qui, avanzati, tutti i segreti e tutto. Io mi volevo fare un backup personale di tutte le conoscenze che c'avevo su videogiochi. Perché? Che sono talmente tante che prima o poi uno se le scorda. Sì. Hai Allora volevo sto backup. fatto bene, infatti. Però poi, i primi tempi, poi ho cominciato a vedere che a qualcuno gli interessava davvero. Poi dopo bisogna sperare che appunto non chiudano canali o robe del genere. No, infatti, A parte perché. che Dio del Metal conserva ogni file e ogni video che No, fa, infatti, ragazzi, ma eh. voi non avete idea. Ecco. Almeno 1 tera del Neccio lì è dedicato a tutti i video, perché
Anche la speedrun dei Mecrai 3, sapete quanto occupa? 20 giga. 20 giga, ragazzi. Appunto. 20 giga di roba hardcore che neanche capite. Comunque andiamo avanti. Io ho finito. È il logo praticamente... Oddio, c'è tutta la storia dietro del serpente lì, che casino. Quella magari ci arriviamo più tardi, perché... Ok. Quello lì, ragazzi, se spunta quella domanda, che siccome lui la sa tutta la storia, se spunta quella domanda lì... Sì. È un osso allucinante che probabilmente nessuno ci crederà. Comunque. Sì. Allora, di musica esattamente quali sono i tuoi gusti, nel senso, perché il dio del metal uno pensa che piaccia solo il metal. Che piaccia solo il metal. Allora, il metal sì. Il metal... Allora, a me, io sono dell'idea che le canzoni, qui gira, le canzoni, il soundtrack è quello che vi pare, devono evocare qualcosa, devono evocare... ma non c'è l'audio. Io spero l'abbia beccato. Debbano evocare un'emozione, qualcosa, un contesto. Allora, se la musica non è evocativa, secondo me non è musica, non spiega niente. Quindi, non solo, vabbè, il metal. Allora, l'unico genere del metal che non mi piace è l'heavy metal, cioè quello classico, quello proprio più leggero di tutti, tutto uguale, che fa schifo, tipo le SDC e quella roba lì. Sì. Il thrash metal abbastanza. Poi invece i generi più brutali, come quelli degli Slipknot, il nu metal, il death metal, insomma i generi molto brutali come il brutal death metal, il black metal, quelli lì non mi ispirano granché. Però vabbè, alcune canzoni sono belle perché sono tutte ambientali e tutto, certo. Però... Ho capito. Non solo. Mi piace la techno underground, la minimal underground, i generi elettronici, ragazzi, non solo il metal, i generi elettronici. Perché alcuni... non so, vabbè, poi non, per non contare le soundtrack di videogiochi, che... Allucinanti. Tutti i remix che ci hai fatto. Madonna, lui, ragazzi, ma io ho fatto una lista, lui l'ha vista, io ho fatto le foto. Una lista che 300 remix! 50 pagine, tipo, ma ha delle robe. Aiuto. Guarda, non lo prende. No, e comunque i sound effect continuano a esserci. Però almeno c'è l'audio. Madonna. E poi... Ok. Cosa volevo dire? Oddio, qual è la tua console preferita? Eccoci. Questa è tosta. Allora, sapete qual è la cosa che differenzia un abbaccio da un hardcore gamer come noi? Quando gli chiedi le cose precise, allora io ti posso dire, se uno mi dice qual è il tuo gioco preferito, ragazzi, non è possibile, perché... Infatti non ti ho detto qual è il tuo gioco, perché non è possibile. So che è impossibile. Non è possibile, perché... C'è l'audio, cazzo. Ragazzi, ma scegliere fra tutti i giochi esistenti che ci sono, però anche le console, allora... È tosta la mia domanda, perché io l'ho vissuta di console. Praticamente io ho iniziato col NES e lo SNES. Quindi te hai fatto SNES, NES, Sega Mega Drive che ce l'ho, il Master System, sì. 2, il Nintendo 64 che l'ho avuto tardi, però l'ho emulato, non mi vergogno a dirlo, ma che quanto cazzo. Ci abbiamo 4 tera di ROMs, ma che roba, 20 tera di PS2, ma che robe. 20 tera di PlayStation 2. Ma che robe, che poi tra l'altro a me non mi vanno nemmeno, però a qualcuno andranno. Allora, tipo questo, allora, la mia console preferita, allora... A parte il fatto che ogni console ha dei giochi leggendari della Madonna, e allora bisogna capire se questa domanda si rifà al fatto riguardo ai titoli o riguardo alle meccaniche della console, quello che può offrire. Ma io più che altro direi riguardo ai titoli, cioè come mole e qualità, qual è la tua preferita, cioè... Che robe. Tipo non so... Facciamo per il numero dei titoli. Numero, dai. Un po' più facile, perché la qualità è tosta. Il numero dei titoli che... Allora, ma qui fate schifo! Allora, il numero dei titoli, ragazzi. C'è un bivio tra la PlayStation 2 e l'Xbox 360. Ecco. Perché la PlayStation 2 c'ha una marea di giochi che... Ci sono tante ci sono tanti giochi imbecilli della PlayStation 2, perché... Danno libero spazio a tutte le case produttrici, programmatori più sconosciuti, però... Sono dei giochi della Madonna. Allora, PlayStation 2. Non so. È tostissima. Diciamo. Allora.
Dopo te la faccio vedere. PlayStation 2 per il fatto che so che può essere modificata facilmente col Freemake Boot. Proprio dal punto di vista del pirataggio. Però. Mi sa PlayStation 2, sì. Sì. Mi sa PlayStation 2. Poi, ovviamente, a livello di portatili, non c'è dubbio che sia una. Vabbè. Cioè, allora vedi, non può essere una sola. Perché appunto. Dopo questo video, noi vi stiamo recando dei video a oltranza, ragazzi. Video a oltranza. In 4 giorni abbiamo fatto 10 video, ma delle robe. Delle robe allucinanti. E voi sapete cosa sta arrivando. Sta arrivando Killer Instinct Blindfolded. Modalità esperta, abbiamo finito. L'abbiamo finito. È incredibile. È incredibile. Questo lì. Ora giochiamo a hardcore, eh. Quante vittorie hai messo? Infinite? Resistenza, poi arriva anche 999. Ah, ho capito, bene. Fin dove arrivo? Ho capito. Allora, dovresti dire console fisse e portatili. Sì. Appunto. Infatti, allora. Hai ragione. Sì. Facciamo fisse PlayStation 2. Portatili PSP, ragazzi. Quindi rimaniamo in campo Sony. Madonna. E io sulle portatili sono assolutamente d'accordo, ma anche sulle fisse. Però, sì. Perché, primo perché può emulare il mondo e poi c'è una potenza immensa la PSP per perché, l'anno in cui è uscita. Perché c'è da dire che sia la PSP che la Play 2 alla fine hanno anche l'intera libreria Play 1. No, infatti, capito. Quindi, cioè, solo per quello. Scaricabili ufficialmente, appunto. Che vanno senza problemi. Poi tutti gli handle di Nintendo alla fine vengono tutti riassunti dalla PSP. Quelli degni, appunto. Mica il DS. Però mettiamo caso non ci fosse la modifica della PSP, anche un Game Boy SP, Advance SP. A me il DS non mi piace, perché i giochi del DS fanno la maggior parte fanno schifo. Esatto. Compresi i Pokémon, I Pokémon io ho giocato volentieri i remake, ma poi basta. Sì, ma è stata. No. Ho capito, benissimo. Allora, quali sono, se ce ne sono, No, non posso fare questa domanda, mi sa che non posso. Vabbè. No, sto è uguale, stavo a sentire. Magari ti dico che non ti rispondo. Esatto. Cioè. Se ci sono degli youtuber che stimi. Di buono. Ah, ok. Ci sono. Si può fare. Ci sono, di buono. Però il problema è che la maggior parte sono inglesi e alcuni non ricordo neanche il nome. Allora. Ah. La uno che mi piace di più. Di buono, vado in giro. Uno che mi piace di più è Sabaku no Maiku. Perché lui è veramente uno serio che fa queste cose. Ci mette la passione. Almeno sa quel che dice. Mentre c'è tanta gente su YouTube che non sa neanche di quel che parla. Non si possa più vedere nel 2018 queste cose. Un conto posso capire nel 2006 che c'era gente che faceva video a gattini. Però basta. Lui mi ha fatto vari giochi, no? Cioè, in modo avanzato, no? Sì, lui si è fatto conoscere per Dark Souls in maniera estrema e. Capito? Sì. Piano piano sta facendo tutto. Anche se è un attitito del nabo, però. Ho visto anche che ha fatto Shadow of the Colossus. Sì, e il remake. Sì. Poi che c'è, vabbè. Croix 89 mi piace, poi che c'è. C'è Zeb 89, che. Ma sì. È stato un genio anche lui. Sì. Anche se vi posso dire. Che molti lo conoscono per le battute che fa, per i trash che fa. Però in Toscana, dove sto io, sono cose normali. Cioè, lui ha avuto solo le palle di dirle in maniera magari più pesante, ma è. Cioè, riuscito. Esatto. E ho avuto fortuna per quello. E poi anche, vabbè, per la sua abilità in alcuni giochi come Serious Sam, di quel campione mondiale e altre cose. Poi che c'è? Ce n'è un bel po'. Italiani poi, però, italiani mi sa che si fermano qui, perché sì. Tanto il resto è tutta gente nabba che non sa neanche come si chiama. Certo. Perché hai cambiato colore? Ah no, non hai cambiato colore. No. Sembrava. Aspetta, Madonna, sei già 18 vittorie. Sì. Oddio, allora, che cosa, cioè. Perché noi ragazzi, voi non lo sapete. No, lo sapete forse, perché si nota. Se lo noterete nel video di Killer Instinct. No, quel video ragazzi è incredibile, voi dovete vederlo perché. Il video di quello è di Retrofetch che va sul suo canale. Allora, vi ricordo. Abbiamo fatto un tour io con lui, ci siamo visti per 4-5 giorni. Ci siamo scambiati i due mondi che conosciamo, no? Esatto. E se.
e si è fatti dei video che andranno nei canali alternati, quindi voi vi dovete vedere tutti e due i canali nostri, che ci sono video dove ci siamo tutti e due, quindi non vedo il motivo di non farlo. Comunque, procedi. Allora, a tuo parere, qual è il controller migliore? Sì, che ti consente al massimo di esprimere il tuo potere infernale. Quello dell'Xbox 360. Tranne per il fatto del L1 R1, fa schifo. Però tutto il resto, specialmente il D-pad. Il D-pad, ragazzi, io sono stato anni a cercare un D-pad della Madonna. Qui se lo tiravo lo prendeva. Sì. Quindi me la prenda io. Sì. È vero, hai ragione. Sì, il D-pad. Poi infatti mi sono inventato quel metodo lì della modifica che l'ha migliorato perché era necessario. Però tutti dicono che il D-pad di partenza del 360 fa schifo. Sì, è vero, però rispetto ad altri giochi. Poi anche quello. Vabbè, quello lì. Poi se non ci fosse quello, potrebbe essere il GameCube. Certo. Quello del GameCube, anche se c'ha un tasto in meno, perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Invece di 8 tasti di attacco ce n'è 7, non compresi le frecce direzionali. Certo. Questo qui è un maledetto, vanno a togliere. Sì. E poi comunque c'è da dire che i grilletti sono ottimi anche, tipo un gioco come Killer Instinct, che te devi caricare il colpo poi rilasciarlo per fare teleport, il cancer, quella roba lì. Funzionano bene. Poi tra l'altro nella tua blindfold di Killer Instinct non ha neanche usato quello della 360, quindi si è complicato. No, infatti, ho usato quello della Play 2 che era anche difficile. Si è complicato la vita. No. Ha usato proprio quello rosso che ce l'ha, cioè quindi. Io sono entrato in una trance immensa per fare quella cosa lì. Appunto. Cioè i tenni in mente che facevi i versacci, che dormivi. No, ragazzi, quel video è bellissimo. Allora, c'è qualche donna o ragazza che ha subito il fascino dei poteri, anche a distanza che è rimasta sottomessa dalla forza oscura. Ma dei seguaci. Senza dire anche nomi, dei seguaci? Ma anche no. Sì, sì, qualche sì. Esperienza strana. No, sì, sì, ma delle robe. Delle robe, ragazzi, allucinanti. Perché si pensa che tutte le ragazze siano nabbe? No, ci sono state. Bene, bene. Oh, allora. Io posso dire una cosa, posso raccontare una storiella. Cioè, andai a Lucca Comics nel 2012, mi sembra. Con dei miei amici a Lucca Comics e ci si vestì tutti e tre. E poi c'era un altro rabbaccio che ci sarà amici, un nerd della Madonna, vicino alla mia città, che ora è trasferito. Comunque, e poi scappando, dov'è, vabbè. Brutalizzato dalla selezione naturale. Allora. Da questo amico qui doveva venire a dormirci una ragazza che veniva apposta da Cesena, che era amica sua da una vita. Allora, a parte il fatto che era una figa della Madonna, si incontrò lì. E poi era una nerd della Madonna, cioè mi fece vedere tutte le carte di Pokémon, andò a comprarsi le carte di Pokémon. Io ho detto, ma di essere lì, ce ne ho 10 l'uno. Cioè, poi sono andato a casa apposta, sono rimasto lì a dormire da lui apposta per conoscere meglio lei. Poi tipo, alla fine, mi ho fatto un massaggio alla schiena, lei non si muoveva più e poi lì è successo il delirio. Ma delle robe. Che mentre mio amico dormiva sul divano, noi si dormiva lì accanto e non si è accorto di nulla, cioè, ma delle robe. Cioè, questa è roba hardcore, ragazzi. Usare l'apparato riproduttore in maniera avanzata. Cioè. Ma voi che cazzo ne sapete? Madonna. Sono i videogiochi i preliminari. Sì. Appunto. Ma via. E prendi questo. Dio, è morto. Era la 26. La storyboard di un filmino porno, però non era previsto. Non era previsto niente. E poi l'ho portato l'album delle carte. Appunto. Cioè, quello che ti ho fatto vedere a te. Sì, che è collassato. Tipo. Metà della stanza del Dire Metal sono album di carte. Sì, parte, ma cose, che cose impossibili. Madonna. No, non ti bloccare, eh. Oh, meno male. Che a volte c'è questo bug qui. No, poi volevo dirti un'altra. Aspetta, cos'è che volevo dirti? Adesso penso perché. Vabbè, quella torre lì. Ah, okay. Ma si distrugge quella briscola? Sì, tu. Ah, ok. Infatti, non ci rimarrà più niente fra poco. Vabbè, certo. Oddio, lagga un po', No, guarda. No, quando cambia personaggio è normale. Ah, no, guarda, per capire. Io voglio.
dal tuo incontro con me. Che cos'è? Cioè, dal nostro incontro, no? Dalla nostra conoscenza. Che cos'è la cosa che secondo te è stata la più importante a livello di gaming? Cioè, la conoscenza, la... Di apprendimento di nuove conoscenze. Sì, che abbiamo ottenuto reciprocamente. Tramite i nostri scambi. Allora, è stata una cosa allucinante perché... Io, vabbè, per i cavoli mia... Ho fatto il tutorial della Vermedia per registrare la roba dal PC. Però... Ci è venuto in mente... Di fare una ossa con la PSP, allucinante. Di recarla... Con un cavo USB... in remoto sul computer, senza emulatori di nessun tipo, senza il PP, SSPP che fa schifo. Sì. Oh, qui mi sta uccidendo, Quindi pensi a quello. È quello lì, ragazzi. Probabilmente ci fa il tutorial avanzato dopo, perché... certo. Faremo... Allora, io faccio i tutorial avanzati, anche lui le fa, ma... qui sarà il mega tutorial avanzato. Che non so se fa vedere come modificare la PSP in maniera ottimale. Tutte le PSP, perché non certo. Solo le 3000, quelle più recenti. Certo. Mi ho fatto prendere qualcosa. Oh, qui mi devo curare. Sì, sì. Cosa pensi che... Nel futuro, no? Cioè, allora, cosa ne sarà della tua stanza, della tua collezione? Ah, oddio. Cosa riservi ai posteri? Ai seguaci, il tuo concetto di futuro? Allora, quando... prima cosa io voglio un obelisco in mio onore. Cioè, proprio un qualcosa di immenso, una statua d'oro immensa, delle ose. E poi, io ragazzi brucio tutto. Io quando sono certo di morire, se non muoio per colpa di altri imbecilli, non per cause mie, io brucio tutto, non vi lascio un cazzo io. Io non vi lascio nulla. Perché? Perché, cioè, io vi posso raccontare una storia che mi ha detto lui, lo rendiamo pubblica questa osa. Lo devi dire te perché è una osa allucinante, ragazzi, rendetevi conto quanto il mondo fa schifo. Allora, io non dico paesi, non dico niente, dico soltanto che nel mio paese, allora, il parroco del paese, che ormai sta già una certa età, uomo venerando e rispettato da tutti, allora, fatto sta che c'era questa signora anziana che stava male, parlo di 40-50 anni fa. Stava morendo e allora niente, si chiama il parroco per fare l'unzione degli infermi. Donna assolutamente religiosissima, sempre devota, fedele, quasi una santa. E niente, allora lei aveva questa eredità e allora dice, lascia il parroco, decide di lasciare la chiesa, in particolare il parroco, la parrocchia. E allora cosa è successo? Lei si è fatta promettere, voleva assolutamente... dava i soldi, però voleva assolutamente essere sicura che questi soldi divenissero spesi per fare una casa di carità per gli anziani, no? Poi lei è morta. E poi che cazzo è successo? Cioè, che il parroco gliel'ha messa nel culo. Perché? Cosa ha fatto il parroco? Tramite dei magheggi allucinanti, perché la chiesa fa il cazzo che gli pare. Ha usato i soldi per fare la casa, una villa della Madonna. al suo cugino, al suo parente, ci ha fatto la casa. Cioè, vi rendete conto? E il mio bisnonno, che all'epoca io non esistevo neanche, il mio bisnonno andava a lavorare là come mezzadro. È sempre stato sul cazzo. Lo schiavo della chiesa. Lui è stato lo schiavo di sta gente, che le cose non se le ha neanche meritate, che praticamente le ha rubate e non si merita niente. Ed è stato sul cazzo tutta la vita. E poi è morto il mio bisnonno. È stato uno scandalo per tutto il paese. Questo parroco qua l'hanno devastato a livello di... Sì, ma tanto è... E lui ha fatto un... è ancora lì. Sempre intoccabili. È sempre intoccabili. Perché la gente subito se la prende, fa tutte le robe. Ha fatto anche degli scherzi. Tipo con la guardia di finanza ne ha fatto degli scherzi. Che si è cagato addosso. È diventato tutto rosso davanti a tutti. Quando diceva, perché voi giovani siete dei peccatori. E dopo le andavo un po'. Io, un mio amico, che, cioè un parente dei miei, l'aveva fatto fare una figura di merda. Ha detto, perché anche lei dovrebbe dire... Anche lei c'ha dei conti in sospeso, mica da ridere, il dito rosso davanti a tutti. No, quindi ragazzi, il mondo è veramente... Cioè, quindi... No, e io infatti brucio tutto perché metti aso... Qua, ragazzi, voi non lo sapete, ma quando qualcuno muore... Che siete ancora piccoli, no? E tutti pieni di Nutella, ma quando si cresce... Succedono i problemi. Quando muore la gente, i parenti si accoltellano. Certo. La maggior parte delle volte, poi succedono le ossa, però... È così. E allora, onde evitare problemi, io faccio sì. Certo. Però il problema rimane se... A parte che il dio del metal non morirà mai, però... A meno che non lo brutalizzerà Nintendo, però... Certo, certo.
Come cazzo fai a produrre così tanto a non aver bisogno di dormire? Qual è il tuo segreto? Il mio segreto? Perché io voglio dire, killer instinct, io stavo morendo. Lui invece non so come cazzo faceva. Ha dormito anche meno di me. Com'è possibile? No, infatti, ma delle robe. Allora, io probabilmente ho fatto un patto con qualche demonio. Ah, no, no. È la storia del serpente. Potrebbe. Potrebbe essere quella. Allora, lì. Studi scientifici potrebbero provare sta cosa. Allora, ragazzi, io vi devo dire un segreto allucinante. Che tanto ormai è inutile farlo rimanere nell'oblio della tomba, che poi mi aspetterà, che nessuno vedrà. Allora, io quando avevo circa 10 anni, nel posto che ti ho fatto vedere a te, in quella strada lì, c'era anche il mio cugino. Io avevo 10 anni. Da piccolo mi morse, scese una vipera da un albero, mi morse qui sul collo. Allora, sapete che il veleno della vipera è mortale. Lui la vide perché le vipere hanno la V sulla testa. Perfetta. Se invece non sono vipere, se sono biacchi o altre ose, ce l'hanno all'incontrario. Lui lo vide. Mi morse sta cosa. Oh, lo sto distruggendo. Guardalo. Sì, sì, sì. L'hai bloccato. Mi morse sta cosa. Mi iniettò il veleno. Mi usciva da qui. E mi portava all'ospedale subito. Io non ero impassibile. Allora, a me non mi successe nulla. I medici mi vedettero. Mi riempirono di antibiotici, ma io hanno detto, ma che state a fare? Cioè, io ero lì, tranquillo. Probabilmente è un'auto immunità a questo veleno, non so, per qualche motivo, perché so che alcuni ce l'hanno. Però non ci sono farmaci che ti dovrebbero guarire dall'attacco di vipera, solo che se lo curi in tempo, cioè. E praticamente hanno estratto questo sangue da me, che era infettato con questa roba. E non so che ci hanno fatto, ce l'hanno fatto delle ossa. Perché poi non me lo ricordo, me l'hanno raccontato queste ossa. Certo. Me lo ricordo poco. Certo. Però, da quel momento lì, ragazzi, da quel momento lì, io ho sentito una forza incredibile. Cioè, poi siccome è l'unico settore in cui ero, insomma, in cui stavo diventando esperto, è quello del videogames, mi sono brutalizzato su quello lì. E oggi io riesco a fare delle ossa allucinanti. Cioè, il fatto che dormire. Allora, poi vabbè, lui mi ha fatto conoscere una dieta segreta incredibile, che mi ha fatto guarire da tutti i dolori. Però quello che si pensa noi è che in qualche modo questo veleno di vipera si è legato al mio DNA in qualche modo, perché ci sono delle teorie che possono far questo. Sì, il suo sistema immunitario ha somatizzato. Ha somatizzato il veleno della vipera e in qualche modo mi ha ibridato con un rettile. Appunto. Perché prima cosa il caldo non mi fa quasi nulla. Poi c'erano altre ose. C'erano altre ose che mi succedevano. Tipo che il fatto che faccio sempre lo stesso sogno da sempre. E poi i rettili dormono poco, pochissimo. No, non fai. Forse non dormono quasi mai. A parte un po' gli occhi che. Eh beh. Cioè, vabbè, il corpo fisico è quello che è. Certo. Però è lo spirito. Purtroppo. È lo spirito che è forte. L'ibridazione con l'umano degenera e basta. Degenera, cioè, l'uomo da ereditare non ha mai granché, solo dei difetti. Poi voi siete liberi di crederci o no. A me sinceramente non mi cambia nulla. Però sono cose che vanno dette, perché sono troppo belle. Cioè, esatto. Sono cose che. A me mi sono sempre successe cose così, ragazzi. Voi non immaginate quante robe. Cioè, e qui ho sfiorato la morte. La morte l'ho sfiorata 5-6 volte nella vita, Uno con l'incidente del motorino, che non mi sono fatto niente. Solo al pollice, ragazzi. Questo pollice, guardate. Questo pollice, ora non si vede, però. Questo pollice, guardate. Questo pollice si muove. Come si chiama questa parte qui? L'articolazione superiore del pollice. Falange. La falange, insomma. Sì, insomma, la falange del pollice. Mi si muove quando premo il D-pad. Questo che vuol dire? Non sento dolore, però. Non mi fa essere preciso. Allora, io mi sono abituato a essere preciso così, con un handicap al dito. Se non ce l'avessi, sarei più forte. Difatti, quando giocavo a Killer Instinct, me lo legavo con lo scotch, questa parte qui. Così non mi si muoveva. Aiuto, allucinante. Cioè, ho delle robe. Infatti mi è rimasto così, ma chi se ne frega. Cioè. È più divertente, no? Poi sono diventato un malato feticista, come voi siete poco, io sono malato feticista delle sfide hardcore, delle robe incredibili. Oddio. Qual è? Non ce la fa più di niente. No, ce la faccio. Ah, aspetta. Sì. Poi, due volte simili, due volte sono scansato a delle fulminate, ragazzi, a dei fulmini veri.
ero davanti a casa mia dove hai visto te, dove te l'ho detto, che portavo il cane. Era una serata che, vabbè, c'erano i tuoni, ma erano lontani, erano lontani. Allora, quella serata lì, scesi, che pioveva, a un certo punto mi senti un busso della Madonna, vedi tutto bianco. Per 5 secondi mi sono visto, passare delle immagini che neanche ricordo. Sai quando uno deve morire che vede tutte le ossa? Ho detto, ora si muore, vai, ora si muore, c'è anche il mio cane. Questo busto della Madonna che poi si è scagliato al campanile. Cioè, renditi conto che casino, figurati se era lì davanti. E sono sfuggito lì. Poi mi è successo un'altra volta, una cosa uguale, praticamente. E quel busto io lo sentivo in tutto il paese, cioè, ma delle robe. Guarda. Non ce la fanno più neanche loro. No. 41. Ma c'è un limite, no? No. Superi il 100. Voglia. Io il massimo che ho fatto è 136. Sì. Poi ho perso perché mi si è buggato, mi si è fermato Predator. Ah. Vabbè, allora. Perché quell'altro non mi colpiva, ha preso tutte le vite, poi c'era niente. Cioè, ma che cazzo. Allora, qual è la cosa che ti dà più soddisfazione nella vita? Sicuramente il gaming. Ok, e quella che ti fa più incazzare nella vita? Quella mi fa più cazzare. O che ti ha fatto più incazzare? Se è una cosa che è stata successa come era Il fatto di sopravvivere dovendo lavorare in maniera forzata su cose che non ti piacciono. Guarda, non lo prende, boh. Perché, cioè, è incredibile, la sopravvivenza dovrebbe essere un diritto. Ma nel mondo in cui siamo oggi, ragazzi, c'è delle ossa incredibili. Cioè, bisogna per forza, ti vogliono a diventare aggressivo. È ingiusto con la gente, perché altrimenti non riesci ad andare avanti. Ma cioè, il mondo ti prepara e ti invoglia a diventare un pirata, un ignorante, insomma, come si dice, uno che fa le ossa alle spalle. Un frustrato, ragazzi, madre. Cioè, si accumula frustrazione nei confronti della società, delle cose che... E io vi dico questo, io facevo dei lavori che non mi soddisfacevano, che... Tornavi a casa a mezzanotte stanco morto. Allora, appena tornavo a casa, che facevo? Dormivo? No. Mi mettevo qui. Cioè, perché qui. E mia mamma dice: beh, ma ti spacchi il cervello, ti stanchi. No, il cervello me lo spacco lì. Appunto. Cioè, capito? Che mi rompo coglioni. Esatto. Noi questi giorni stiamo producendo un casino e stiamo andando contro i limiti del corpo. Sì. Perché c'è la passione, se non ci fosse quella. Credevate? Cioè. Proprio così. Poi magari a seguaci, a una bacia ci guarda, non sembra niente sti video, ma sono difficili. Difficile essere concentrati. Ma che? Okay. Mentre controllo quanto, perché... Guarda un po' se registra sempre, perché non si sa. Sì, qui, sì, eh. Sì. Allora, lì sta registrando. Qua... siamo. Ah, sono tornati i suoni? I sound effect? Siamo a 33... Un po' sì. Ma i miei no! No, i miei no, i miei sono censurati. Siamo a 34 minuti. Ok. Ho fatto 44 uccisioni. 45. Ops. Arriviamo a 40 minuti? Sì, più o meno. Vai, continua. Madonna. È difficile, ragazzi. Io probabilmente non saprò neanche fare le domande a Demiurgo. Però cercherò di. Certo. Cosa volevo dire? Oltre. Madonna. Parliamo di. Volevo parlare dei brand, no? Certi brand. Brand che non siano di videogiochi. Che cos'è che ti appassiona? Ah, tutto fuorché videogiochi. Oddio. Forse un po' i film horror, ragazzi. Film horror underground. Perché anche se non sono amante del genere. Però insomma, meglio che altri film. I film in generale non mi interessano. Proprio. I film, i cartoni, i manga, gli anime, non mi interessano. Cioè, fanno perdere tempo che potrei sfruttare qui. Quindi... Certo. Gli altri brand... Non sono appassionato di uscire con gli amici e fare le grigliate, andare al ristorante, tutte queste cose, mi frega un cazzo. Cioè, il mangiare deve essere la fine di sopravvivenza, secondo me. Cioè, il feticismo del cibo. Sì. Incredibile. Sì, infatti. Volevo dire... E quello che ho detto ieri a lui è che più... Perché la gente è feticista del cibo perché ovviamente il feticismo porta piacere, no? Se no non saresti feticista. Sì. Il cibo porta piacere, più è buono e più dà piacere. Allora, il piacere che provi, la maggior parte delle volte deriva da degli alimenti non corretti. Questo vuol dire
che ti troverai in una situazione in cui starai molto peggio. Quindi più hai piacere in prima, peggiore starai dopo. Sì. È quello. Quindi, ricordatevi di queste cose, perché poi nessuno ve le dice. Specialmente i grandi capi medicinali e tutta la roba. Sti stronzi. Punto. Sì, brutal male. Vorrei che tu facessi una rassegna come testimonianza e tuo curriculum vitae di tutte le sfide più memorabili che tu hai fatto. The bone. Che ti ricordi, eh? Perché tanto c'è il backup su YouTube, no? Cioè, il tuo canale è un backup, però voglio che venga ribadito che, qui. Che venga ricordato. Esatto, le cose più memorabili che secondo te sono state le più impossibili che tu allora, hai fatto. Allora, innanzitutto le due speedrun dei Macry 3, dei Macry 1 e 3, la difficoltà massima. A parte che usi Super Dante e quella roba lì, però è stato usato solo per... È stato usato perché non c'era niente. Ragazzi, ma io mi invento le ossa e le faccio a me mi pare. Poi allora vediamo un po'. Ragazzi, innanzitutto il settore, a parte qualche glitch che ho scoperto, che è molto importanti, che tipo quando ero piccolo io c'erano tutte le leggende metropolitane. Ma c'è il 3 starter glitch che ti permette di prendere tutto, e invece non c'era. Poi invece l'ho scoperto e l'ho fatto. Cioè sì, sì, lo sviluppo di qualche glitch è stato molto, molto importante. Poi vabbè, è degenerata la osa perché non lo so che è successo. È venuto Missigno, va inculato a tutti. Non so che è successo, va buggato il culo. Che delle robe, ragazzi. Sei troppo fissato in queste osa. Perché? Perché sono le osa più semplici. Non siete mai fissati di sta roba che è difficilissima. Ma che ve ne frega a voi? Questo lo prendo io. Comunque Praetor è bellissimo. Praetor è stupendo. Guarda come ci prova. Non c'è più niente. Qui sto spawnando la roba. Poi molti non lo sanno, ma del Meta è un grandissimo appassionato di insetti. No, infatti. Io volevo fare l'entomologo, ragazzi. Poi ho visto che l'entomologo è quello che studia gli insetti. Però vedi? Entomologo, però che fanno? Ti fanno studiare per ucciderli in massa con prodotti chimici. Appunto, com'è possibile? E allora che lo studi a fare? Invece dovresti sapere come combatterli in maniera naturale, con degli antagonisti e tutto il resto, no? Oppure allevare quelli utili. Appunto, quelli utili, fare le cose ecologiche. Poi il fatto che devi andare all'università e dopo un sacco di anni la studi veramente. Cioè, te ti devi fare un culo della Madonna per studiare altre cose, con ti interessa. Oppure se ti interessa, cioè, oppure se uno vuole essere tipo, magari allevare, capire quali sono i metodi per, cioè, desumere. Ma poi ti diventi le ossa, cioè... Infatti noi prima siamo andati a farmi vedere tutti i suoi alveari, tutte le sue anime. Sì. Ma lui sa delle ossa della Madonna che non si trova da nessuna parte, ragazzi. Cose antiche, cioè razze antiche di api che non si trovano da nessuna parte. Quelle cose si capiscono e si ammirano tanto quando le si prova di persona. E quando le si perde. Esatto. Che di fatto queste specie non ci sono più e di fatto tutte le altre api sono tutte aggressive. Esatto, perché a me quando muoio un alveare perché ho sbagliato qualcosa, perché è una cosa precisissima, mi dispiace, non avete idea. È una cosa che dà molta soddisfazione, però che dispiace anche molto tanto quando si sbaglia. Però si impara tanto sbagliando, Cioè non c'è verso, Sì. Perché anche a fare sta roba qua. Esatto. Ti sbagli. Appunto, se tu... Però molto, molto meno di uno... Di un altro essere ignobile di questo pianeta. Sì. Cioè di altri esseri ignobili. Sì. Sì. Ma infatti... Volevo... Infatti... Cioè se facciamo la lista anche delle cose... Dopo reciproche... Di cui noi ci pentiamo, tipo cos'è le cose che riguardo anche... No, il fatto di avere... Prendi subito, di cosa mi pento del game, del riguardo al mondo del retro gaming. E... O nella vita anche, però più che altro nel gaming, sì. Se vuoi fare una lista, non lo so. Allora, nel gaming, assolutamente, a 13 anni, ossessionato da un abbaccio, dall'uscita nuova dell'Xbox 360, di aver venduto tutto quello che avevo per comprarla. E comprate i giochi della Madonna, tra cui Devil May Cry 4 che fa cacare, Gears of War 2 e Tony Hawk. No, che c'era? Tony Hawk. American Wasteland che va anche sul GameCube. Cioè, ragazzi, purtroppo. Ho venduto. Io c'avevo tutti i giochi rari del mondo perché. Cioè, del mondo. Quelli più importanti, perché c'era il mio cugino che la faceva.
in casa mia, praticamente c'era fratelli quasi. E adesso condivideva tutto. Poi a un certo punto me la vende tutto e ne lo comprai io a pochissimo. La maggior parte. War of the Monster me l'ha fatto conoscere lui. Cioè, capito? Sì. Tante ose. Sì. Il fatto di aver venduto tutto, cioè ho venduto su Coden 2 completo che vale 300 euro oggi. The Legend of Dragon italiano, tutta roba perfetta, ragazzi. Purtroppo è la manipolazione che la società impone fino a quando poi non si è liberi di pensare, perché si è, tra virgolette, minorenni, si deve andare a scuola, tutte queste cose, suggestionati. Sì, infatti, e non si è concentrato. E poi non si ha libertà di... No, sei tarato. Ti tarano per diventare un deficiente. Ci vuole un po' a capire che... Perché anche io ho fatto gli stessi errori, che non è necessario per forza essere socievoli e a dover andare d'accordo con tutti, perché la gente è stupida, quindi anche a volte le cose si fanno per essere accettati socialmente, per andare d'accordo. A me non mi frega un cazzo, cioè se deve essere un nostro lavorativo lo posso anche fare, ma finisce lì. No, dico però, cioè, magari una volta... non so, si giocava, i tuoi amici giocavano, che ne so, volevano la 360, sì. Allora anche te per andare d'accordo, per la giocare... compravi, no. E allora dopo si fanno quegli errori lì. Ma adesso basta, da anni ormai, Però, sono cose che succedono. Poi una cosa bellissima, che te l'ho detta, tra l'altro. Che l'ho ideato l'altro giorno, allora. Se, per essere così forti qui, cioè, te devi aver passato l'inferno. Perché, sì. Esatto. Se sei uno che ci ha avuto tutto, ragazzi, non ha provato nulla nella vita, non è pronto a niente, di conseguenza non ha provato niente di estremo. E allora, io dico sempre, io sono così forte in questi titoli qui, perché ha difficoltà estreme, quello che vedete, ragazzi, è l'osso più semplice che posso fare io. Cioè, capito? Sì. È l'osso più semplice che ho vissuto. Cioè, è incredibile sto osso. E se un vive ste osso e non sei pronto a fare ste osso... Wow! No! Appunto. No, c'hai smilato il momento. Ma crepa. Poi c'è da dire che noi siamo una generazione che, appunto, non avevamo internet. No, quindi i problemi della vita e del gaming e tutte le nostre passioni ce le siamo dovuti sempre affrontare con intelligenza. E inventare i problemi, perché inventare la soluzione ai problemi che non c'erano. Oppure creare cose che sono inedite. Sì, sì. Sono inedite come il tutorial della Vermedia, No. Ma dove c'è scritto? Vedete? Inter vi dà la maggiore informazione, bisogna sapere tutto. Ma il cervello che vi fa fare cose incredibili. Perché nessuno ve le viene a dire queste cose. Ma è il cervello. Bisogna sapersi svincolare da tutta la merda che c'è su internet e che c'è ovunque, in televisione, ovunque. No, internet è pericolosissimo. È pericolosissimo. Oggi poi che le danno ai bambini 4 anni subito, che escano fuori degli esseri ignobili. No. Tutti pensano di sapere un sacco. La cosa è meglio appena sono... notizie fa. Guarda, mi ero rallentato. Fibo, quanto gli hai dati? 3-3. È già morto. Madonna. No, l'ha preso. È morto. Incredibile. Guarda, me ci provo. Facciamo ancora due domandine. Sì, sì, vai. Finché ce l'hai. Sì. Per quale motivo è successo? No, forse non tutti lo sanno. Perché io del meta su YouTube da tantissimi anni. E quindi ne ha viste vissute tutte, no? Sì. Tu hai un altro canale. Sì. Giusto? The Dio del Metal. Con scritto THE Dio del Metal. Ok. Cosa è successo? Cioè, no, in sintesi. Allora, perché ha chiuso? Cosa ci ho fatto? Cosa ci hai fatto? Poi come è andata a finire? Come è? Allora, dal 2006. Che ci sono e che ci facevo i video dei videogiochi col cellulare da una base, non si vedeva niente, e ce l'ho sul computer. C'era il mio glitch che ancora nessuno aveva scoperto, cioè proprio praticamente c'era della gente che l'aveva portato in versione beta questo glitch, che però non sapevano come continuarlo. Allora, io solo una rivista di info, versione beta, e non c'è scritto come continuare, ed è del 99 e nessuno sapeva come continuare, ma neanche dopo. Praticamente io sono riuscito ad andarci avanti e a fare la prima volta che lo feci, ma apparì un Magikarp nel percorso tra la Vandonia e il percorso di Zafferanopoli, un Magikarp. Da quella volta lì ho detto, qui c'è qualcosa che non va, allora devo mettermi lì e studiarlo. Infatti, ma crepa. E poi da lì a tre ose. E però poi vabbè, se è puntato tutto sull'episodio del Metal, poi si doveva continuare con la seconda serie.
Sì. Che poi non è mai uscita. Poi che ho fatto? Siccome con copyright sono bastardi. Cioè, se te metti una canzone col cellulare, se te, tipo, no, noi ci si filma qui. Nel mentre a uno gli suona il cellulare, gli suona una canzone degli Slipknot. Gli becca il copyright. Certo. Cioè, anche se non è ufficiale, magari si sente distorta col delay e tutte queste cose. Non so come facciano, però. E allora a me mi segnalarono Enter Sandman de Metallica. Io siccome non capivo un cazzo di quello che succedeva sul sito, misi fai una contestazione, apri una contestazione contro Metallica. Dichiara, io poi ho scritto che la traccia era mia e che non doveva rompere i coglioni. E a me tipo mi hanno distrutto in 2 secondi. Canale distrutto, proprio. Ah sì? Sì sì. È per quello? Toh. Ma a me mi sembra tra l'altro che il video di questi video ci faccia anche parecchie visualizzazioni. Infatti poi penso si sia diramato da qualche parte. Che all'inizio erano tutti video di merda. Cioè. Tra l'altro in Metallica hanno fatto anche il culo a Napster. Chi è Napster? Era il vecchio Torrent. Ah, cioè, okay. Il vecchio sito di Torrent. Forse non lo sapete, ma è stato proprio... Cioè, è stato in Metallica che si sono accorti che dovevano fare un album, non mi ricordo quale. Siamo intorno al 2000, Cioè, sto album che doveva uscire, non era ancora uscito ed era già su Napster. Cioè, non era ancora uscito e loro sono incazzati da morire. Hanno denunciato sto Napster. Alla fine l'hanno fatto chiudere. E quindi è stato in Metallica, quindi proprio... No, infatti, ma c'ha della potenza sta gente. No, però... Poi alla fine però cosa è successo? Che la società cosa fa capire? Infatti... È probabile che succeda così anche per la chiusura di Demo Paradise, queste cose. Cioè, alla fine Napster adesso ha riaperto, l'hanno comprato e a pagamento puoi riscaricare la roba. È quello che magari succederà. Perché magari Demo Paradise, boh, lo buttano giù. Che cazzo ne so. Poi sì, l'indiano lo incarcerano, il gestore. Poi vende la sua dignità e... È costretto perché c'è delle multe della Madonna. Nintendo qui c'è Demo Paradise, tu ti sei drogato di Demo Paradise, adesso devi pagare. E la gente paga e va così ci guadagna un sacco, il doppio. Si sono alleati Nintendo, Sega, Sony qua. Scarichi PS2 va alla Sony, scarichi... Sì. Ah beh. Potrebbero fare, quindi sfruttano il lavoro di altra gente, è una passione. Quello ci ha messo 18 anni. Madonna. Infatti c'è un host di... Mi sembra di Final Fantasy 6, dove sei nel teatro e succede il casino. Si chiama La passione commuove la storia. Quella caccia lì. E in italiano si chiama proprio. È proprio in italiano? Sì, sì, ma in quasi tutti i giochi giapponesi sono tutti questi riferimenti. Incredibile. 66. A 100. No, abbiamo 69. 69? Ci arriva 69, mi si chiede intervista. 69. Oddio mio. Sono andando in glitch, sto glitchando. Io non so più che cazzo dire. No, perché... Poi anche Brison è la mia seguace che vorrei agguantarla, però poverina. È stata bannata ovunque, quindi non possiamo perdere. Questo è un test per vedere se guarda i miei video, Poverina. Allora... Perché te hai detto probabili seguaci che... Vabbè, certo. No, ci sono stati, non vi preoccupate. I traditori? In tutto in mezzo alla marea di nabbaci traditori. Traditori e... Traditori pesanti. E finti appassionati. Ah, traditori pesanti. Che sono i peggiori, però, peggiori. Traditori pesanti no. Per me se uno non c'ha abilità, te lo dice, guarda, io non sono bravo. Ci metto il mio, ma più di tanto non so fa per i miei limiti. A parte che io penso che i limiti non esistino. No. Però... No. Veramente io ho brutalizzato l'ira di Dio, cioè io per vedere lui non ho fatto i test allucinanti, cioè, io l'ho capito subito che era una cosa diversa. Allora no, vabbè, ovviamente ognuno, cioè io gamer non lo sono, c'è certe cose, però no però lui si è specializzato nel settore programmativo e tutte queste cose qui, cioè sì. Il tecnicismo emulativo proprio al limite del possibile. Vedi, io perdevo tempo a perfezionarmi nell'approccio resto... fisico del gioco, lui perdeva tempo a renderlo perfetto. Resto sì, perché io capisco chi vuole giocare, che deve essere tutto perfetto, deve avere impatto emotivo e tutto. Perché poi c'è anche l'impatto estetico, Perché io adesso non sto giocando, ma per me quello che sto guardando... No, cioè io sono contento di quello che sto guardando, perché ho fatto tutto un setup della Madonna, ve l'ho spiegato tutto. Tutte queste cose, che io ci ho lavorato anni per queste cose. Far andare tutti i giochi che voglio, eccetera. Perché poi gente come lui, come del meta, possa goderne appieno. Ma a me, anche solo star qui a guardare le sue conoscenze assurde, che vengono potenziate dal fatto che anche io ho messo questo hardware. Perché
Lui potrebbe avere conoscenze assurde, ma se gioca su un microonde... Cioè, infatti, è contribuito allo sviluppo della potenza. Esatto. Al massimo, cioè, si va oltre anche i limiti stessi di quello che era pensabile. E queste cose vengono fatte con dell'hardware... del dopoguerra. Figurati se... Appunto, lui appunto, per necessità. Si è allenato un sacco lì. Quando poi arriva qui, distrugge tutto. Cioè... Appunto. Che cazzo, è solo questione di tempo. Quando tutti avranno l'8K sarà possibile prendere. Ma a me non mi si è mai bloccato. È possibile se il mio joypad che è buggato? Dove? Non mi sei mai fermato in nessun posto, in questa cosa. Eppure di solito si sarebbe già forno. Di solito sì, perché a 136 mi si fermò 6-7 volte. O forse è la versione del gioco. Non è che esiste la platino, una non platino, che hanno corretto dei fix. È possibile, è che io c'ho la tedesca. Io non lo so come sia. Ogni cosa c'ha le sue cose. Perché queste qua, tipo sulla Play 2 ci sono i vari level revision, no? Cioè magari la versione 2.1. Cioè, io si scaricavo sempre l'ultima, è quella che trovavo, no? E magari boh, che ne so. Ecco, poi ora che mi viene in mente, ritornando alla prima domanda che mi hai fatto, perché come è nato il canale, insomma, come si sviluppa queste cose qui. Cioè, anche l'approccio al canale all'inizio era proprio di svago, no? Però, e io sono geloso, ragazzi, delle mie conoscenze, molto, perché appunto l'ho sviluppata io col sacrificio, ma le devo donare a dei nabbacci che il 90% delle volte le ignorano o non ne frega, e non l'apprezzano come dovrebbero, però poi ho capito che prima o poi nella tomba tu ci vai, quindi questo vuol dire che con te, vengono con te tutte le segreti che sai, e invece secondo me... È necessario. Anche la cosa peggiore. Condividerli. La cosa peggiore è quando la memoria ti tradirà. Quando si comincerà a dimenticare. È lì la cosa peggiore. E se se ne rende conto. Perché se non se ne rende conto, non cambia niente. Però è così, oh. Ma del resto anch'io. Se ha detto 69, guarda quanto sono. Dai, allora ancora una. Ehi. L'ultima domanda. Ehi. O vuoi dire qualcosa liberamente te? Un argomento puoi parlarti liberamente. Vabbè, sentiamo che vuoi fare, che vuoi dire. Vuoi chiedere. Ma, sto pensando. Che è successo? Allora. Cosa, secondo te... Ah, comunque le ose hardcore, dicevi le ose speedrun. Ah, sì. Quasi tutte. A parte quella di Fatti in Forza, che è fatta male, infatti penso di farla. Quello è scoperto, diglielo. No, poi Bloom ha passato la ROM in italiano, doppiata in italiano di Fatti in Forza 2, che io non pensavo che ci fosse. Esiste? Non c'è. Negli archivi. Ma anche di altri giochi, sul River. Archivi Underground. Ma che cazzo, cioè... Ma c'è delle ossa che a noi ci vengono tutte nascoste. Adesso i link non esistono più! Appunto. Non c'è più niente, ma che roba. Bisogna fare 3000 backup. Ma? Sì, no. Mi sa che compro un altro Necio da 3 tera per fare backup del Necio del 3 tera. Che fa backup al computer. È sparito. Vieni qui. No, volevo chiederti. Secondo te, per quanto ancora... Cioè, dopo... La nuova generazione, no? Oddio. Già quando dicevo sì, mi cascano le palle. Cioè, quella nuova da prossimo. Cioè, quale sarà il limite? Cioè, dove si arriverà? Cosa succederà? Il gaming finirà? Il gaming, allora... Oppure diventerà una cosa imbecille completamente? Il gaming non finisce. Perché è una delle industrie più potenti del mondo. Ok. A termine redditizio. Anzi, mi sa che è una delle più potenti. Al primo posto c'è l'industria del porno. Poi al secondo, a parte quella, sta perdendo anche quella perché... Però vabbè... Pagano per qualsiasi cosa. Ma c'è anche quella della medicina. Allora facciamo salute, sì. Porno, medicina, anche l'alimentare. Medicina alimentare slash. Sì, sono insieme. Al terzo posto videogiochi. Sì. Perché è incredibile. A videogiochi giocano tutti, ragazzi. A parte i vecchi, ma. Insomma, è vero. Però è vero. La Nintendo ha dimostrato che anche i vecchi possono giocare. Infatti si è venduta. Ha venduto tutte le ossa che dei ne faceva. Brain Training, DS. C'è il vecchietto che si deve. Cooking Mama lì, ma. Cooking Mama. Ma cucina sto cazzo. Ma che fa? Oh, mi sta uccidendo! No! Devo morire per cause naturali. Sì, poi io veramente.
quelli che io mi piacciono di meno proprio sono i videogiochi che, cioè veramente quelli che detesto sono quelli sono quelli che davvero imitano la realtà, ecco, cioè appunto. Come dire, appunto Animal Crossing, oppure cosa c'è? Anche un GTA, anche un GTA. GTA, no, no, ma quelle robe lì. No. Cioè, GTA è carino, ma per chi è frustrato e vorrebbe andare a fare casino nella società, prende un bazooka, va a spaccare le macchine e va a rubare. Oppure quelle giappo minchiate. Monster Hunter. Monster Hunter fa schifo. Si deve mettere retrofecce. Ecco che ci sarà scordato. Appunto. Vabbè, ricordate che nel suo episodio di retrofecce che ho fatto io, ma che si è fatto insieme e esce sul tuo canale, bellissimo. Cioè, The Joy veramente da sputo. Sì. Ci doveva essere anche il primo Monster Hunter. Oppure la saga, tutta la saga. Vale, giusto, obbedisco. È la fine del destino. Bene. Cosa ti dici? Allora il gaming non finisce. Cioè andrà avanti, ma prima o poi avranno perso tutte queste conoscenze hardcore. Non ci sarà più retro gaming. Perché non interesserà a nessuno più comprarlo. Infatti è la cosa che temo. La cosa che temo. Perché ci saranno hardware talmente avanzati. Perché il problema. Vedi già che Windows XP non leggeva l'hard disk, cioè il problema è che il backup più avanza il tempo più sarà impossibile. Punto. Quindi. Ma poi il problema è la compatibilità, ok? Che c'è gente che fa scaler così, ma fino a quando? Fino a quando? Prima o poi molleranno sta roba. Fino a quando c'è mercato, quando c'è più? Oh, basta. Guardate, perché adesso si sostituirà. Grazie 3. Hai dovuto. Oh. Il problema è che prima o poi tutto verrà sostituito, perché tutte queste cose che vedete, hardware, giochi introvabili, che tipo però Play 2, no? Loro, il mercato ti fa credere che tutto sia online. Ma non è vero, online, degli archivi Play 2 ci sarà il 30%. Cioè, è online, nel database. Sì, per scaricare la Play. Tutto il resto non lo metteranno mai, le robe che non vendono, che la gente non si è cagata magari non interessano. Ma per l'amor di Dio, rimarrà nel dimenticatoio lì. E ci sarà, e poi verrà perduto perché fisicamente le cose sono destinate a deperirsi. A meno che uno non fa backup all'infinito, ma sarà difficile trovare. Ma chi mi interessa? Ma per favore, ma sì. Magari fra 10 anni c'è un televisore in 16K e non ci va più neanche lo schermo, non ci va più niente, non ha più ingressi di alcun tipo, non c'è neanche più l'HDMI. Sei fottuto. Ti mollano tutto. È così. Guardate, c'è anche la Play 4 rispetto alla Play 3. La Play 3 è nata con backward compatibili Play 2. Poi L'hanno tolta. Perché sono spese. Invece di migliorare, tolta. Play 4 ancora peggio. Quindi. Vedi, questo ti dimostra il fatto che emulano. Perché se la console avesse le capacità native per fare queste cose programmate già, non ha bisogno di spenderci altri soldi per permettere di leggere i giochi vecchi. Quindi vuol dire che te spendi altri soldi per crearci un emulatore dentro. Cioè, capito? Ma no, ma infatti. Ma che roba? C'è gente che lo fa gratis, tipo. No, infatti. Io anch'io sono una. Per non parlare che il fatto che magari l'hanno copiato da gente che in reale, no? Certo. Che l'ha già fatto. Certo. È sempre così. Sì, è così. Bene, cosa dici? Possiamo concludere l'intervista? Sì, sì. Siamo 80 vittorie. Madonna. Perché abbiamo. Da che tempo? Madonna. Niente, qua si è giocato senza effetti audio del tuo personaggio. Predator, ma però i nemici sì. Poi bisogna vedere se una registrazione finale c'è, cioè, perché non si sa. Perché non si sa. E niente. Va bene. Questo probabilmente lo metto come 4.000 iscritti speciali, 4.000 seguaci, non iscritti. 4.000 seguaci, perché tanto ci siamo vicini. E io non pensavo minimamente. Però io voglio di più, quindi supportate sta cosa, perché io lo voglio trasformare in un lavoro. E voi non lo permettete. Quindi dovete. Se volete che io continui a fare sta cosa, se non volete che io muoia di fame, quindi dovete per forza. Certo. Condividere questi video, farli conoscere a tutta la gente che conoscete. E tutto il resto. Anche sua, perché anche il suo canale merita tantissimo. Cioè. Grazie. Il tutorial avanzato della PSP, il mega tutorial, che ci sono anch'io. Andrà sul suo. Perché. È tutta la vita che ci sta dietro a questa cosa. Sì, io la PSP, quando è uscita l'ho amata, mi ricordo, l'ho vista da mio amico, ero seconda media, in un certo verso, io l'ho vista, e lui come amico lì pensa, le hanno regalata i suoi amici per il compleanno, ma avessero fatto un regalo così? No, infatti. Lui, dopo neanche tre mesi, l'aveva distrutta, abbandonata, dimenticata, come se fosse una merda. Ma tanto che quelli che ci guardano l'abbiano fatto? No. che tanto... No, ma infatti, se l'avessi avuto io una roba del genere, dopo per fortuna me la sono presa. Ho visto gente vendere ste cose
Io vedo uno a un negozio vicino a casa mia, indescrivibile. Allora, c'aveva roba di retro gaming che almeno 500 euro valeva, tra console fisiche di Nintendo 64. Ha venduto per 50 euro tutto ed era in buono, quindi non c'aveva neanche soldi fisici. E poi che ci ha preso una cazzata tipo recentissima, un gioco recente. Ma... E io ero lì. Io gli volevo proporre di dargli meno, Sì. però almeno c'aveva soldi fisici e ne davo subito. Sì. No, no, mi sembra. Perché ne ho detto, loro ti danno 50 euro, io ti potrei dare 70, però ce l'hai subito e ce l'hai di più. E Sì. invece, ragazzi, è andata male. Va bene. Va bene, Abbiamo fatto. ringrazio. Siamo 85 e possiamo concludere. Ringrazio di nuovo del pensamento, ma non riesco a perdere! Non riesco! Fatemi fuori! Fatemi fuori! Ragazzi, sto sudando come un porco sulle ginocchia. Allora. Vieni qui! Che fai schifo? Ormai faccio fare lui. Sì, va bene. Però con questo. Ok. Sai come si fa a perdere? Così! No! Oddio! Oddio mio! Oddio, no, sta vincendo lo stesso! I poteri stanno Allora ho vincendo! lanciato il raggio, lo L'hai schifo. ucciso! Lo schifo, L'ha eh. L'ho ucciso! lanciato lo schifo. Sì. Ok. Niente, vedete, i poteri vincono lo I stesso! computer vincono anche al buio. Le handicap fisiche ci non Perché importano! se effetti vi vedono anche al buio. Cioè, Appunto! quindi. Basta. Ora ci sarà l'intervista spettacolare sul suo canale, su di lui. Quindi. Ma io Dopo spero. aver caricato un po' la No, videocamera. infatti, perché sta morendo. Ci vediamo alla prossima sfida Ciao a hardcore. tutti!